L'avvertenza ex Auchan, nuovo tavolo in prefettura a Potenza per discutere del futuro dei 126 lavoratori di San Nicola di Melfi, una situazione che va avanti da 2 anni e per la quale ancora non si trova una soluzione. Uno spiraglio si aprirà però nel pomeriggio con un incontro tra azienda e parti sociali. Linda Dorigo. Un incontro, l'ennesimo, questa mattina in prefettura tra sindacati, rappresentanti dell'azienda Margherita Conad e Consorzio CISA per discutere sul futuro dei 126 lavoratori dell'ex Auchan di San Nicola di Melfi. Ancora non si riesce a mettere un punto definitivo ad una vicenda che dura ormai da 2 anni. Uno spiraglio però dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Ci sarà un altro incontro per chiarire e trovare un accordo sulle prospettive immediate. L'invito venerdì scorso del prefetto di Potenza ad aprire un tavolo in settimana non è stato ascoltato. Si sarebbe dovuto discutere di TFR, permessi retribuiti, assegni familiari e assegnazione ad altri appalti. Ma il consorzio CISA, dopo un primo appuntamento sabato scorso con le parti sociali, in cui era stata firmata una settimana di cassa integrazione aggiuntiva, non ne ha convocati altri. È venuto quindi a mancare il lavoro propedeutico ad un accordo che dovrebbe essere abbozzato nel pomeriggio di oggi. I 126 lavoratori della logistica aspettano di capire quali saranno le soluzioni messe in campo dall'azienda dopo che una lettera li obbligava al trasferimento verso le sedi del nord Italia. Quasi nessuno ha scelto questa strada. Puntano piuttosto ad un ricollocamento in siti più vicini, oltre ad incentivi alla pensione e al licenziamento.